Posso entrare? Sono venuta da lei per un problema di importanza nazionale. Addirittura. Sentiamo. Io credo che John Florio lo conosce? Sì, ne ho sentito parlare. Credo che sia stato ammazzato. E ha qualche sospetto? Sì. Chi? Shakespeare. Watson! John Florio è stato il più grande umanista del Rinascimento inglese, un grande scrittore, traduttore, che ha dato un enorme contributo alla lingua e alla letteratura inglese. Eppure oggi pochi lo conoscono e nei secoli è stato totalmente dimenticato. La sua personalità distorta e il grande contributo che ha dato alla lingua e alla cultura inglese completamente cancellato. Questo è un importante caso, è la più grande frode della storia inglese. John Florio nacque proprio a Londra, trascorse la sua infanzia e giovinezza in Europa e quando tornò a Londra a 18 anni si affermò da subito come linguista creativo, traduttore, editore, diventando la personalità più significativa del Rinascimento inglese del XVI secolo. Basta guardare la sua reputazione per giudicare come fosse altamente stimato dai suoi contemporanei. Ebbe il patrocinio dal conte di Leicester, Robert Dudley, da Henry Wriothesley, il terzo conte di Southampton, divenne camerario straordinario e segretario privato della regina Anna fino alla sua morte. Tra i suoi allievi annoverava Edward Dyer, Fulke Greville, Stephen Gosson, Emmanuel Barnes, John Lilly. Le sue opere sono precedute da poesie elogiative di Samuel Daniel, Matthew Gwynne, era amico intimo di Philip Sidney, Ben Jonson, Richard Hakluyt, John Webster, Theodore Diodati, Gabriel Harvey, Edmund Spenser e soprattutto Giordano Bruno. Questa è la storia di un uomo di successo che ha fatto della sua carriera un'opera d'arte dall'inizio fino alla fine. E dopo la sua morte il nome di Florio risuonò molto spesso in Inghilterra tra gli ambienti letterari, fino a quando qualcosa è accaduto. Cosa è successo? È stato assassinato da Shakespeare. Prove! Ho bisogno di prove! Quando cominciarono ad apparire le prime biografie su Shakespeare, da quel preciso momento la reputazione di Florio cominciò a crollare. William Warburton, nella sua edizione delle opere di Shakespeare del 1747, dichiarò che per Oloferne Shakespeare delineò un personaggio particolare, un pedante e maestro di scuola del nostro tempo, un certo John Florio, insegnante di lingua italiana a Londra. Da quel momento altri studiosi lo hanno seguito, affermando la stessa vecchia leggenda in ogni libro di Shakespeare. Florio come il pedante, lo sciocco maestro che Shakespeare amava prendere in giro nelle sue opere. Ed erano tutti d'accordo? Tutti gli studiosi shakespeariani? In realtà solo una voce si oppose all'ipotesi di Warburton e fu Thomas Spencer Bynes, filosofo inglese, editore dell'Enciclopedia Britannica, a scrivere che l'affermazione di Warburton era sicuramente la più infelice. Che uno studioso e un uomo di mondo come Florio, con spiccate doti letterarie, amico intimo e socio di alcuni dei più eminenti poeti dell'epoca, che vivevano in ambienti principeschi e nobili, onorato da personaggi reali e accolti in case nobiliari, che un tale uomo dovesse essere scelto come l'originale di un pedante rustico come Oloferne, è sicuramente il culmine di congetture sconsiderate e di assurde proposte. Ben detto. Quindi hanno finalmente cancellato questa testimonianza assurda.
No, il commento di Bynes non fu condiviso proprio da nessuno e gli studiosi shakespeariani continuarono a scrivere questa e altre assurdità su Gianflorio. Quella a Suoloferne fu solo la prima di una lunga lista di insulti creati ad arte per seppellire Gianflorio per sempre. Ogni volta che il nome di Florio emergeva nelle biografie di Shakespeare, c'era sempre una connotazione negativa applicata al suo nome. Il vero Gianflorio scomparve per sempre, fu ucciso e sostituito da un altro Gianflorio, nello specifico un uomo che era pieno di pregiudizi e di stranezze che lo hanno esposto più di ogni altro uomo del suo tempo al ridicolo dei suoi contemporanei. Nell'arco della sua carriera letteraria fu geloso, vanitoso, irritabile, pedante, polemico, borioso, petulante, litigioso, sempre allerta per un affronto, sempre nell'atteggiamento di un porcospino nervoso. Wow, questi studiosi shakespeariani adoravano Gianflorio. Queste parole, scritte dallo studioso di Shakespeare, Halpin, sono state copiate e incollate in altri libri sul bardo, dal XVIII secolo fino ad oggi, persino nell'introduzione della collezione completa delle opere shakespeariane, pubblicata nel 2012, o anche nel famoso libro di Aikson, Shakespeare Lost Years in London, e in molti, molti altri libri. Diceva Aikson di Florio. Lo stesso Aikson nel suo libro scrisse che Florio non era solo il pedante Oloferne, ma anche John Falstaff. Cioè, dal pedante sciocco Florio diventa il cavaliere vanitoso, grasso, che passa la maggior parte del tempo a bere? Non ha alcun senso, secondo me. No, Shakespeare ritrae Florio, sempre secondo Aikson, nei panni di John Falstaff perché fa un gioco di parole, Falstaff. Egli scrive: alterando il nome dal vero Falstaff a Falstaff, Shakespeare volle indicare la relazione di Florio con il Southampton come Falstaff, roba falsa, ingannatore di giovani. Perché ingannatore di giovani? Perché aveva una cattiva influenza su Wriothesley, secondo Aikson. Florio non era l'amico intimo, l'amico fidato, tutor apprezzato da Harry. No. Florio era odiato da Harry e aveva una cattiva influenza su di lui. E come? Gli studiosi di Shakespeare affermano che Florio spiava Harry. E perché doveva spiarlo? Nessuno lo sa, non hanno nessuna prova che possa dimostrare queste speculazioni. Il loro scopo è solo quello di rappresentare Florio sotto una luce negativa. Quindi Florio è il pedante in pene d'amor perdute, ma è anche John Falstaff come Falstaff, roba falsa, ingannatore di Harry, giusto? Sì. Perfetto, c'è altro? Sì, c'è molto altro. Benissimo. Florio è stato anche ritratto da Shakespeare, sempre secondo i suoi studiosi, come Don Armado. E perché? Perché quando parla cita parole italiane. Quindi Florio è Oloferne, è John Falstaff ed è anche Don Armado. Ma Shakespeare adora prendere in giro Florio. E non è finita qui. Jonathan Bate, nel suo The Genius of Shakespeare, ha suggerito che la Dark Lady dei sonetti, la donna di cui Shakespeare si innamora e con la quale ha avuto una relazione appassionata, era la moglie di Gianflorio. Cosa? Egli suggerisce che la moglie di basso rango, ma arguta e talentuosa, del linguista italiano Gianflorio fosse la Dark Lady, amante non solo di Shakespeare, ma anche di Harry Wriothesley, il terzo conte di Southampton, che all'epoca era il patrono sia del linguista che del drammaturgo. Ok, questo è disgustoso. Non importa, anche Aubrey Burr riprende il caso che la Dark Lady è la moglie di Gianflorio, che lui chiama Aileen Florio. Ma non c'è nessuna Aileen Florio. Florio non ha mai avuto una moglie. Southampton dell'Università di Westminster identifica la Dark Lady come la moglie di Gianflorio. Avvisa Florio.
Avvisa Florio, non è mai esistita. Non importa. Florio era il cornuto, pedante, spia, falso, ingannatore di giovani anime, litigioso, vanitoso, irritabile. Un uomo adorabile. Rissoso! Florio non era il grande scrittore umanista e creativo che conoscevano i suoi contemporanei. Era l'uomo più ridicolo del suo tempo. Ok, allora che dire dei suoi lavori? I manuali di lingue, per esempio. Primi frutti e secondi frutti, così creativi. No, erano solo manuali. Era un semplice insegnante, il maestro, il pedante. E allora un mondo di parole? Il primo dizionario italiano? Erano piccoli dizionari. Gerard Massey, nel suo libro The Shakespeare Sonnets, sottolinea che Florio aveva pubblicato un piccolo dizionario e che non fosse nient'altro che un collezionista di proverbi, oltre che naturalmente il pedante, noioso e litigioso Oloferne. È stato il primo dizionario italiano-inglese, nessuno aveva mai aggiunto così tante parole inglesi. Non importa. Inoltre, il nome di Florio è stato completamente cancellato dalla storia della lingua inglese. Chaucer e Shakespeare sono così frequentemente citati, ma pochissimi citano il nome di John Florio, che ha aggiunto più di 1000 nuove parole alla lingua inglese. Ma perché sentono sempre il bisogno di citare John Florio nei libri di Shakespeare? Perché non possono semplicemente parlare del grande bardo? Lasciatelo in pace! Perché hanno bisogno di John Florio. Interessante. Che intendi? Perché Shakespeare cita spesso le opere di John Florio, i suoi First Fruits, i suoi Second Fruits, i suoi dizionari, Word of Words, Queen Anna's New Word of Words, persino il suo Montaigne. Shakespeare legge i libri in italiano grazie a John Florio, impara la lingua italiana grazie a John Florio. Florio è l'amico più intimo di Shakespeare. Thomas Bynes, quando scrisse l'Enciclopedia Britannica e il capitolo su Shakespeare, sottolineò che Shakespeare continuò la sua formazione proprio con Florio e concluse il suo capitolo scrivendo che Florio era certamente un amico e un collaboratore letterario al quale Shakespeare si sentiva personalmente in debito. Quindi Florio aiutava Shakespeare. Allora perché lo prendeva in giro e lo insultava? Cioè, voglio dire, se Shakespeare era un amico di Florio e se Florio lo aiutava, allora perché Shakespeare doveva prenderlo in giro o insultarlo nei suoi lavori? C'è qualcosa che non mi torna. Perché se ci sono due amici, uno è il grande bardo, l'eroe inglese, e l'altro è il suo amico straniero. E l'amico straniero gli insegna la lingua italiana, gli legge libri italiani, lo istruisce su Montaigne, i proverbi, lo stile eufuistico. Gli stai dando troppa importanza, non è vero? Quindi trattiamolo un po' male. Non vorrei mica dare tutta la gloria ad uno che non è al 100% inglese, vero? Cosa penserebbe la gente del grande bardo? Oh, ora capisco. Mi ricordo una storia. Non ha niente a che fare con Shakespeare, che però... Che storia? È la storia di Sherlock Holmes, che fu ucciso da Arthur Conan Doyle perché era troppo apprezzato, divenne troppo famoso. E quindi Conan Doyle decise di ucciderlo. Forse è quello che è accaduto anche a Florio. Era troppo apprezzato, troppo popolare, e quindi qualcuno ha deciso di ucciderlo. Nell'ultima scena delle cascate di Reichenbach, Sherlock e Moriarty, il buono e il cattivo, si incontrano per l'ultima volta. Forse è quello che è accaduto anche a Shakespeare e Florio. Shakespeare e Florio si sono incontrati metaforicamente per l'ultima volta e qualcuno ha deciso che Florio doveva morire. Ma il caso non è chiuso, perché c'è solo un errore che è stato commesso in questo delitto quasi perfetto. Quale? Le persone. Quando Sherlock morì, le persone si arrabbiarono e si riunirono per le strade chiedendo di riavere di nuovo il loro Sherlock. E poi? E quindi Conan Doyle dovette resuscitarlo e Sherlock Holmes tornò in vita. Un po' quello che sta accadendo anche a John Florio, perché negli ultimi 20 anni
gli studiosi e anche molte persone sembrano averlo riscoperto, e non come il pedante Oloferne, no, sembrano riscoprire di nuovo il grande impatto e contributo che ha dato al Rinascimento inglese. Stai dicendo che... sta resuscitando. Florio o Shakespeare? Questo è il problema, mio caro Watson.